Coach nel 2021 ha festeggiato i 100 anni. Quali saranno i prossimi passi per la crescita? Saranno gli stessi degli ultimi 100, nel senso grande spazio all'immaginazione, alla creatività, fare in modo di essere sempre attenti a quello che succede all'esterno e quindi alla fine unire quello che è il posizionamento, fra virgolette, diciamo dello scenario competitivo esterno con quelli che sono i valori di Gucci, che poi sono di fatto sì, immaginazione, creatività, stare molto attenti a quello che succede, essere molto flessibili. Nell'ultimo periodo collezioni e presentazioni sono cambiate moltissimo? Sì, cambiato moltissimo anche per una sorta di obbligo dovuto alla pandemia che ci ha obbligato a chiudere fabbriche, sviluppo prodotto eccetera, per cui siamo passati da 4 collezioni all'anno a 2. E oggi è il momento, secondo noi, dopo tutti gli esperimenti creativi che abbiamo fatto e dare spazio ad Alessandro di ridefinire quali fossero i concetti estetici di Gucci per i prossimi anni, di tornare a un calendario più normale, quindi rientreremo nella fashion week milanese a febbraio. Cosa avete fatto in merito alla sostenibilità negli ultimi anni? Abbiamo cominciato già nel 2015 a monitorare tutto l'impatto ambientale che Gucci ha, sia in termini di emissioni che in termini di uso dell'acqua, della terra, eccetera, quindi riuscendo a capire dove fossero gli impatti maggiori che avevamo. Quindi abbiamo cominciato a rinnovare i processi, a trovare nuove tecnologie, quindi abbiamo energie rinnovabili pari al 100%, utilizzo di energie rinnovabili fino al pari al 100%, utilizziamo materiali riciclati per la maggior parte e comunque sviluppiamo anche collezioni come Gucci Off the Grid circolare. Abbiamo tolto praticamente ogni impatto chimico sull'utilizzo della concia con le nostre concerie. Tuttavia queste sono misure che ci hanno permesso di ridurre l'impatto ambientale dal 2015 ad oggi del 47%, quindi un numero enorme, e ciononostante rimane un ulteriore 53% che abbiamo deciso di offsettare completamente con il lancio di una challenge, Carbon Neutral Challenge nel 2018, perché tutto quello che non riusciamo a mitigare o a ridurre lo si può offsettare senza evitando di darci degli obiettivi troppo a lungo termine che sono tipici di questo momento. Invece secondo me bisogna agire ora.